Siamo alla quarta tappa nel nostro cammino verso la Pasqua. Oggi siamo a Gerusalemme. Gesù incontra un uomo che non ha mai visto. Gesù invece vede il suo essere figlio amato, vede una creazione sì inconclusa, ma vede anche l'azione di Dio che la porta a compimento. E Gesù sente forte la chiamata del Padre ad agire le sue opere, ad agire quello che Dio sta facendo, perché quello che Dio sta facendo nella creazione possa essere rivelato, visto da tutti. E per questo Gesù desidera che anche quest'uomo che ci rappresenta tutti possa vedere ugualmente l'amore del Padre, l'essere figli amati, una creazione inconclusa ma anche in via di compimento, in cui noi siamo chiamati a fare la nostra parte. E allora Gesù, con dei segni che ricordano molto il battesimo, e da sempre questo racconto è inserito nel cammino dei catecumeni, ecco, Gesù unge con del fango, rinnovando la creazione, gli occhi di quest'uomo e poi lo manda a lavarsi nella piscina dell'inviato. E quest'uomo torna che vede e si affida a questo Signore che ha scoperto. Anche noi non riusciamo sempre a vedere né il nostro essere amati come figli, né riusciamo a vedere l'azione di Dio in questa creazione, che spesso vediamo solo come una situazione disperante. Allora oggi il Signore ci invita ad entrare nella sua luce, a lasciare che Lui ci apra gli occhi e ci guarisca la vista, per ritrovare l'energia per fare anche noi quello che Dio fa in questa creazione, per portarla a compimento secondo le opere di Dio, secondo la sua volontà, restituire la consapevolezza di essere figli amati a tutti gli uomini e le donne che non riescono a vederlo, diventare profeti in parole e in opere dell'amore del Padre.